Come sempre ragazzi vi ricordo, se siete nuovi sul canale lasciate un like e iscrivetevi in modo da far crescere il mio canale, crescere insieme a voi e per non perdervi alcun nulla del CRI. Ciao a tutti ragazzi, sono il CRI, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video ragazzi. Oggi voglio fare una cosa veramente pazzesca. Oggi voglio rovinare oppure riprodurre in maniera meravigliosa uno dei quadri simboli della storia della pittura mondiale. Ovvero oggi voglio andare a riprodurre la Gioconda, ovvero la Mona Lisa del grande ed unico Leonardo da Vinci. Sarò in grado di riuscire a portare a termine un capolavoro del genere? Ma sicuramente sì! Allora io dico subito, Hubert, mio cugino, che abita a Innsbruck, è un pittore professionista. Io spero che Hubert non guardi questo video perché altrimenti non so quante me ne dice su. Quindi Hubert, se stai guardando questo video, esci immediatamente. Ho richiesto gentilmente al Museo del Louvre di Parigi di farmi prestare l'opera numero 779 e difatti ce l'ho qui come a casa. Magari. Ora mi sono fatto una stampa per prendere appunto dello spunto. Me la metterò qua a fianco, inizierò a disegnarla. Io che non so disegnare, quindi preparatevi perché ci sarà da morire dalle risate. E quindi io andrò a concludere questa opera. Quindi che dire, la matita è pronta, la mia tela è pronta, i colori e i pennelli ci sono. Direi che è ora di cominciare questa opera d'arte. Allora ragazzi, come vi dicevo, io non so assolutamente disegnare, quindi vi lascerò qui anche una seconda videocamera in modo che riprenda bene bene quello che sto facendo, il disastro che sto facendo. Allora, incominciamo col disegnarla, poverina. Direi che la faccetta è circa a questa altezza qua. Tanto butto giù uno schizzetto a matita, eh. Calcolando che ha la mascella un po' a punta, poverina, direi che ci siamo. Diciamo che la mano è un po' più corta comunque. No, ma ragazzi, vabbè, ma non è per niente facile, soprattutto per uno che non è assolutamente capace a disegnare, fare una roba del genere, cioè. Vabbè, ho sbagliato già la prospettiva, forse questa andava giù così. Questa viene qua che la facciamo passare sotto, ok, e qua ci mettiamo le altre mani, ok. E come posizione diciamo che ci stiamo. L'unica cosa è che l'immagine è abbastanza buia, quindi non riesco a capire come sia messa.
Vabbè, insomma, ci facciamo un tipo di abito e via, insomma. Dopodiché qua parte una sorta di striscia così, con una specie di collinetta verde. Qui invece abbiamo degli alberi tipo che vanno a finire qua. Qui c'è un tipo di ruscelletto che poi va a finire con degli alberi e idem qua abbiamo una sorta, boh, io la chiamo spiaggia, non so che cos'è. E niente, adesso andiamo a fare i dettagli, che è la cosa più difficile. Ovvero, allora, andiamo a disegnare l'abito. Mamma, come si disegna un abito? Io non so fare queste cose. Ok. Vabbè, insomma, ragazzi, se non viene proprio perfetta, vabbè, insomma, capitemi. Ci sono i capelli, ok. Ora, i dettagli, il viso. Andiamo ad avvicinare la mia cara Gioconda. Andiamo a fargli gli occhi. Era un po' strabica, non lo so. Insomma, ragazzi, questa è la bozzetta che ho disegnato della nostra magnifica Gioconda. Ora andiamo a vedere di perfezionarla, insomma. Anche perché io non sono capace. Allora, cominciamo subito con i colori. Dove sono i colori? Qua. Allora, diciamo subito che io partirei con la base della tonalità della pelle, che poverina è un colore olivastro, per non dire verde, non so cosa le sia successo, poverina. Quindi datemi un pennellino, eccolo qua. Allora, abbiamo detto, dov'è qua un colore, mamma mia. Vabbè, insomma, andiamo a fare un rosa chiaro, una puntina di rosso e del bianco che avevo già aperto, eccolo qua. Mamma, ragazzi, io non so che cosa mi sia venuto in mente oggi da fare questo video, perché sinceramente non sono capace a pitturare, nemmeno a disegnare, nemmeno a colorare. Cioè, io ci provo sempre perché sono convinto, però sinceramente non è una cosa che veramente non riesco a fare. Però almeno diciamo che mi auto tiro un po' sul morale e magari ve lo riesco a tirare su anche a voi, se avete avuto una giornata un po' pesante, se avete avuto una settimana, no, almeno dite, ma sì, andiamo a vedere che cavolata ha fatto oggi, che di così ci facciamo una risata. E eccomi qua per questo! Ma qua il rosa non mi viene. Mamma! Probabilmente avrò messo troppo rosso. Aggiungiamo un po' di bianco. Come stavo dicendo prima, c'è mio cugino a Innsbruck che è un vero e proprio pittore, proprio professionista, lo fa a livello proprio professionale. E lui lavora molto sui ritratti, lavora molto sui volti, sui paesaggi, è veramente un artista veramente bravo. Io non ho preso assolutamente nulla da lui. Quindi se vi va di andare a vedere la propria pagina, il proprio profilo Facebook, qualche cosa, andate a cercare Flattinger Hubert, ve lo lascio anche magari qui in giro a destra e a sinistra.
Ragazzi, io direi che il rosa è venuto, anche se lei non è proprio rosa, però insomma, mi voglio un po' crearla. Come dire, naturale. Via. Andiamo a vedere che cosa riesco a fare. Ma che bel rosa che mi è uscito alla fine. Sulla tela esce proprio più reale. Forse magari ho usato anche un pennellino un po' troppo grosso, però vabbè, lo stesso. Ma è magnifica! Ora andiamo a fare... Mamma, per le mani sì che è grande questo pennellino qua. Poi, cioè, osservate come uso i pennelli io. Lo uso come una penna, quindi già da questo si capisce che non so pitturare, che non so dipingere. Vabbè, ognuno deve trovare il proprio stile, giusto? Per la propria arte. E questa è la mia. Usare i pennelli a mo' di penna. Allora, ah no, aspetta, manca anche un po' il décolleté, poverina, sennò... E dopo come li faccio le sfumature? Mamma, aiuto. Vabbè, ragazzi, come si dice nei peggiori casi, non provatelo a casa, perché veramente, a meno che voi non siate dei professionisti, lasciate perdere, perché uno è un quadro veramente impegnativo. E pensate che avevo intenzione di partire con l'urlo di Munch, quindi Ale, volevo proprio vedere là che mega urlo avrei tirato io nel farlo, perché sinceramente non deve essere facile. Ok, perfetto. Ah, manca un pezzo di mano. Comunque ragazzi, avevo intenzione anche magari ogni tanto, una sera, di fare una bellissima live in modo da poter un po' interagire con voi. E questo mi piace come idea. Stavo controllando la batteria della fotocamera. Sì, ce n'è ancora. Bene, ora direi che possiamo passare al colore marrone dei capelli. Le sfumature magari le vado a fare dopo, quando si asciuga un po' tutto, altrimenti vado a fare un pastroccio di quelli mega galattici. Allora, dei bei capelli color marrone aveva la nostra meravigliosa Gioconda. Neanche se si dipinge così. Mamma, ragazzi, ma cosa mi è venuto in mente di fare questa mattina? Mi sono svegliato alle 9 con l'idea di dipingere la Gioconda. Cioè, ma io credo che le persone abbiano altri interessi nella vita anziché fare queste cose, non lo so. Vabbè, questo vi fa capire quanto ogni tanto la mia mente macatina mi dà delle conferme, insomma, che qui dentro c'è qualcosa che non va. Ma non c'è problema, non è quello il problema, non sono questi i problemi della vita. Allora ragazzi, guardate che meraviglia, cioè scusate se ve lo dico, ma guardate che meraviglia. Guardate, la mia Gioconda sta diventando meravigliosa. Ora direi, andiamo, il vestito di che colore è? Un tipo di color verdastro oro, quindi mi serve un verde scuro. Un verde scuro, magari mischiato un pochettino, al color marroncino, che ho già qua, quindi posso prendere da qua e risparmiare un po' di colore. Thank you.
Ah, ragazzi, mi si è scaricata la batteria dell'altra fotocamera, quindi... Oh, niente, e per fortuna che erano cariche. Diciamo che queste batterie non durano mica più di tanto. Niente, continuiamo con questo. Quindi vi abbasso magari la videocamera in modo che potete vedere lo splendore che sto facendo. Qui qua, ho trovato altre batterie sperando che siano cariche, non ho guardato sinceramente. Quindi direi che stai funzionando. Oh yes! Stavo dicendo, andiamo a fare questo abito color verde militare, tipo dorato. E andiamo a creare questa outfit della nostra Gioconda meravigliosa. Beh ragazzi, ma io non avrei mai pensato fosse venuta fuori una cosa così. Avrei immaginato molto peggio della mia arte, quindi non è che posso lamentarmi, dai. Magari poi andiamo a vedere con le sfumature che casino andrò a fare, perché sinceramente io non ne ho idea. E sì che a me è sempre piaciuto disegnare, l'unica cosa che non ci sono mai riuscito, nemmeno a scuola. Mi ricordo una volta il professor Trippa, si chiamava, avevo disegnato, non mi ricordo che animale era, un orsetto lavatore probabilmente, non lo so. Mi ha fin mai preso in giro avanti a tutti. Ma cos'è questa cosa? Chi l'ha fatta? Tuo nipote? Ma ha risposto. Ci sono rimasto malissimo, però no, prof, l'ho fatto io. Mi ha messo un 5, un quasi sufficiente, vabbè. Giusto per l'impegno, mi ha detto. Per fortuna. Che cazzo. Niente ragazzi, si è scaricata anche questa volta qua. Quindi niente, lasciamo stare quell'altra fotocamera lì e utilizziamo questa. E adesso allora la sposto in modo che vi faccio vedere quello che sto combinando. Ok raga, ci siamo. Ho dovuto risolvere così perché purtroppo la cosa bella di questa videocamera nuova è che in caso di scarica di batteria basta attaccarla come un cellulare alla corrente e lei continua ad andare. Mentre l'altra mia reflex vecchia che ho purtroppo ha il problema delle batterie, che tra l'altro vanno anche le batterie stile AA. Non è che vanno le batterie ricaricabili sue, no. Che a volte è un vantaggio, a volte è uno svantaggio. Devo stare così e mi viene male. Ma scusate, ma guardate che meraviglia sta venendo la mia Gioconda. Cioè, ma non sono identiche? No, adesso, scusatemi. Parliamone. Andiamo avanti. Quindi, abbiamo detto, il vestito l'abbiamo fatto. Dovrei fare magari delle sfumature sul giallastro. Però adesso non so se riesco a sfumare col fatto che... Ah, mi sa che il giallo... No. Credevo mi si fosse seccato il giallo invece. Ogni tanto mi perdo ad osservarla, scusate, perché sinceramente non so come fare, aiutatemi. Non so come si fa ad andare avanti. Vabbè, intanto direi un bel verde come sfondo. No, ho rovinato gli occhi, via te. Diciamo che abbiamo quasi corretto
il mio disastro. Sto cercando di creare qualche ombra in modo da far vedere tutta la mia professionalità che sinceramente non ho. Ragazzi, ma sta venendo fuori veramente meravigliosa. Ora avrei bisogno del cielo, anche se qua il cielo sinceramente è di un colore stranissimo, il cielo in genere è blu, quindi diciamo che lo vado a fare blu. Beh ragazzi, che dirvi? Io direi che posso proclamarmi un vero e proprio artista, perché diciamo che è venuta praticamente quasi uguale, nonostante qualche mancanza di sfumatura, magari qualche mancanza di effetto, diciamo, però voglio mostrarvi il mio capolavoro, ragazzi. Eccolo qua. No, scusate, ho sbagliato. Sono talmente simili che sinceramente... cosa dite? Diciamo che dai, un minimo di somiglianza c'è, né? Non diciamo bagianate, non diciamo di no, guardate che opera d'arte meravigliosa che ho fatto. Ora non manca altro che firmarla con il CRI 81, ovviamente. L'opera è stata firmata, quindi ragazzi, diciamo che sono un artista. Ebbene ragazzi, questa è la mia riproduzione della Gioconda, ovvero della povera Mona Lisa di Leonardo da Vinci. Questa è la Gioconda Mona Lisa del CRI 81. Quindi raga, mi raccomando, se questo video vi è piaciuto spolliciate sul like, lasciate giù nei commenti quello che ne pensate. Se anche voi siete degli artisti come me, un po' così, diciamo, che riescono a creare un dipinto che sembra fatto da un bambino di 2 anni, ma non c'è problema perché questa è arte e l'arte è pazzia, quindi noi siamo pazzi. Quindi ragazzi, lasciate giù nei commenti se anche voi avete mai provato a riprodurre un dipinto del genere, oppure a casaccio un po' di natura, un po' di qualcosa, e scrivete come vi è uscita a voi l'opera. Ebbene ragazzi, anche per oggi è tutto, come sempre vi mando un bacione e vi aspetto giovedì prossimo per il mio nuovo video. Ciao!